Ciao amici, allora oggi i miei assistenti li lascio dentro perché ci trasferiamo in giardino e parleremo di Cymbidium. Io come vedete sto a Milano e alcuni li ho già portati fuori. Li tengo riparati in inverno sulle scale condominiali oppure ho costruito questa mini serretta che nel loro caso va bene. Ovvio, gli ultimi inverni sono stati poco freddi, anzi sinceramente qua a Milano avrà gelato 2 volte. Se si possono contare gelate, quindi questo tipo di serretta è all'occorrente. Vedete, ci batte il sole la mattina e niente. Io vedete le foglie che adesso prendono il sole, come sono belle calde. Questo è un tardivo, infatti, mette gli steli a fine settembre, ottobre, e però rimangono latenti. Poi, come inizia la primavera, iniziano a fiorire. Vedete quanti ne ha. Uno spettacolo, mai visto questi cannoni così. Allora, i Cymbidium. Cymbidium sono facilissimi da coltivare, va bene, nei vivai si trovano solo ibridi, cioè se volete qualcosa di più botanico dovete rivolgervi a qualche vivaio specializzato di orchidee. Qua in Lombardia abbiamo il Gioele, Varesina Orchidee, oppure il Pozzi, o anche Nardotto Capello che sta in Liguria, ne ha tantissimi, oppure rivolgervi al mercato estero, in Germania, Orchids and More, ne ha tantissimi di Cymbidium botanici. Beh, questo è un ibridone. E direi, il Cymbidium, bene o male, la gente comune li compra in inverno, quando sono tutti belli fioriti, e sono nel classico vaso, che adesso non ne ho da far vedere. Vabbè, il vaso nero, alto, stretto, e almeno sono quasi tutti venduti così. Va benissimo. E solo che in primavera è consigliabile rinvasarli, non farlo in inverno perché comunque bisogna aspettare. Beh, a parte che sono in fioritura, ma comunque in primavera la ripresa della vegetazione vegetativa, come tutte le piante del resto. E come substrato ci sono varie scuole di pensiero, cioè si è liberi di usare tutti i substrati che si vuole. Si può usare un mix di bark piccolo mischiato a terra o torba, oppure. Però in quel caso, visto che trattiene molto l'acqua, bisogna saperne bagnare, cioè almeno chi ha la mano pesante deve imparare a diradare le bagnature, perché ok, sì, in estate vogliono tantissima acqua, però vogliono anche cioè non è che vogliono essere sempre fradici, sennò le radici marciscono. Io invece uso quello, un mix così, vedete, sempre la mia argilla, vediamo se si vede, eccola. Uso sempre la mia argilla espansa, la pillo, mischiato a terra e a barca piccolo, e insieme ci metto il concime, quello a palline a lenta cessione. Si può usare anche lo stallatico. Se avete qualche amico che ha la stalla, esempio quello di cavallo, però deve essere maturato almeno 2 anni, cioè non si può dare fresco se non lo brucia. E io comunque do quello quella lenta cessione, lo do in primavera, inizio la ripresa vegetativa. Io lo spargo sopra, così quando si bagna lentamente il concime scende. E poi anche prima dell'autunno, quasi fine estate, diciamo così a metà agosto. E perché sono piante che comunque mangiano tanto, hanno bisogno cioè a differenza delle Phalaenopsis, vogliono tante concimazioni abbondanti. Quindi dargli una buona concimazione è una buona cosa. Vedete poi, una buona concimazione da questi bulbi. Aspetta che mi giro, ecco, si vedono meglio, oggi c'è il sole. Vedete che bei bulboni giganti. Se non si concima adeguatamente i bulbi saranno esili e la fioritura ne risentirà. Cioè, anziché fare un bello stelo con tanti fiori, faranno uno stelo esile, esile, esile. Poi, cos'altro dire dei Cymbidium? Che appunto d'estate vanno benissimo anche al sole. Vabbè, io ho un'esposizione a nord-est, quindi prendono il sole dall'alba fino alle 11 e poi il pomeriggio sta in ombra. Oppure si può fare il contrario, magari che si sposta a nord-ovest, piglierà il sole dal pomeriggio al tramonto. Sempre meglio evitare, come tutte le piante, il sole centrale, perché almeno si rischierebbe di bruciarle. Poi in estate abbiamo detto che vogliono tante, tante concimazioni e bagnature frequenti, perché comunque loro in natura vivono, la maggior parte vivono nelle foreste monsoniche, cioè caratterizzati da estati piovose,
calde, inverni freddi e miti, cioè freddi e secchi. Quindi in inverno, cioè il problema del cimbido è la coltivazione l'inverno, perché devono essere ritirati in un posto, cioè sicuramente non possono stare in appartamento a 20 gradi, o comunque con le temperature casalinghe, che se no non gli fa bene. Ma vanno ritirati, l'ideale sarebbe avere un locale non riscaldato. Io ad esempio li metto sulle scale condominiali, oppure come avete visto, la serretta. Però ovviamente se dovesse, quelli che tengo all'esterno nella serretta, se dovesse arrivare un allarme gelate che va a meno 6, a meno 7, ovviamente devo tirarli dentro, devo trovargli un altro riparo. E comunque sopportano benissimo 0 gradi, l'importante è non bagnarli, devono essere asciutti, perché da asciutti resistono benissimo al freddo, ma anche qualche grado sotto zero ho provato io. Ovviamente appunto devono essere riparati. Se prendono qualche ora di sole all'inverno è fondamentale, è importantissimo. Quindi l'ideale sarebbe locale non riscaldato e con mo molta esposizione, cioè con una bellissima esposizione. Poi cos'altro dire? Non hanno bisogno di elevate temperature e l'ideale sarebbe anche in estate avere un'escursione termica. Infatti da Milano siamo un po' penalizzati, non è che ci vengono benissimo rispetto a chi abita o nelle zone lacustri. O ad esempio, io ho tanti amici, dei miei amici dell'associazione Veneta, che abitano sulle colline Ogane o comunque sulle colline sopra Verona. E lì è l'ideale, perché di giorno comunque fa caldo, arriverà sui 30-35 gradi, però la sera arriva il venticello da dietro le montagne e arriva anche a 20, cioè se comunque si abbassa di 10 gradi la temperatura. Infatti, caspita, conosco diverse persone che hanno cimbidi fantastici, meravigliosi. Vedete, ad esempio, questo è bellissimo perché d'estate non ha fatto particolarmente caldo, ma l'estate scorsa, che ha fatto almeno 3 o 4 ondate di caldo africano, mamma mia. Erano tutti cotti, ma proprio cotti. C'erano alcuni avevano addirittura i pseudobulbi gialli. Proprio. Infatti da Milano siamo un po' penalizzati. Però va bene, non ci si demorde, si coltiva lo stesso. Perché comunque il cimbidio è una pianta fortissima, caspita. Per ucciderla veramente bisogna impegnarsi, ma impegnarsi, impegnarsi veramente. E non sempre si riesce, perché cazzo è un carro armato. E cos'altro dire? Fiorisce appunto come abbiamo detto, ci sono i tardivi come questo appunto che mette gli steli a fine estate o inizio autunno, però poi rimangono latenti, fioriscono poi in primavera, oppure come questo, vedete che ha già fiorito, questo è un precoce, li ha messi a fine agosto, però ha fiorito in autunno. E questo ad esempio sarà da rinvasare, perché vedete ormai è pieno, o lo divido. O lo metto in vaso più grande. Mi raccomando, se dovete dividerli, la regola fondamentale di tutti le simpoidali, gruppo in cui fa parte Cimbidium, è lasciare almeno 3 pseudo, cioè il minimo sindacale sono 3 pseudobulbi, 5 ancora meglio. Perché? Perché tutte le simpoidali vivono grazie alla, cioè il nuovo getto, siccome non ha ancora radici, vive grazie alla spinta dei retrobulbi, dei bulbi precedenti. Se noi stacchiamo solo uno o due bulbi, cioè la spinta che riceverà questo nuovo oggetto sarà minima o pari a zero, quindi crescerà stentato e rischierà anche di morire. Oppure crescerà stentato e ora che vedremo una fioritura, che ora che ne fa 3, 4, 5, passeranno anni, anni, anni. Se invece, come è già successo che ho fatto io, si divide, si lascia 5 bulbi, già l'anno dopo fiorisce. Cos'altro dire? Abbiamo detto temperatura, quindi ricovero in inverno. In estate non c'è problema. E in inverno farlo ricoverare in un locale non riscaldato, oppure se avete la fortuna come me, delle scale condominiali molto spaziose con una bella esposizione, è l'ideale. Oppure farvi una bella serretta come questa, dove ci entrano anche le carnivore, un po' di sfagno, qualche bonsai. Poi luce ne vuole tantissima, anche qualche ora di sole, anzi, deve avere qualche ora di sole in estate, escluse le ore centrali. E acqua, abbiamo detto, in estate da bagnature, in inverno pari a zero. E in estate invece vogliono acqua abbondante. Poi dipende appunto dal substrato che avete usato, se è drenante o meno drenante, farvi l'occhio. E niente, spero di avervi detto tutto. Se ho saltato qualcosa, avete qualche domanda, chiedetemi pure, siamo sempre qua. Io e i miei assistenti, che oggi sono a riposo, vi salutiamo.